Allora, buongiorno a tutti, Salve a tutti. anche siamo in orario per iniziare, sono le 3, sono entrati come già diversi partecipanti e iniziamo il webinar di oggi. Allora, oggi è una giornata in continuità, un incontro in continuità, quello che abbiamo già fatto una decina di giorni fa e lo scopo era di mettere insieme gli operatori del territorio di Senigallia, diciamo, e anche tutti i paesi che sono a confini, che riguardano un po' la nostra area, e gli operatori di diverse tipologie che riguardano l'ospitalità, quindi comunque gli albergatori, logicamente chi fa ospitalità, i ristoratori, ma chi anche si occupa di promuovere il nostro territorio. Quindi è stato lanciato questo invito anche ai comuni, a tutti gli uffici turismo dei comuni del territorio e alle associazioni di categoria. Devo dire che hanno risposto, si sono iscritti, quindi poi vediamo se riusciranno a partecipare, però ecco, avevo diversi iscritti anche provenienti da queste realtà. Quindi molto interessante perché si era lanciato anche nell'ultimo webinar la necessità di far interagire pubblico e privato in un'idea di destinazione. Quindi sicuramente questo è importantissimo. Cosa faremo oggi? Allora, innanzitutto terrà il webinar Luca Caputo, che è un esperto in marketing di destinazione, che ci ha appena salutato. Quindi, Luca, Buon pomeriggio. chiediamo subito la parola e poi anche chiediamo di intervenire magari a Riccardo Del Bianco e Alberto Simoncini, che adesso sono collegati, poi gli diamo la parola anche per un intervento. Direi insomma di farti iniziare, quindi ti lascio subito tutto lo spazio Grazie. per te. Saluto tutti i partecipanti, insomma, saluto te, Marilena, Riccardo, Alberto. In questa nuova modalità, in teoria, dovevamo vederci di persona, ma come, insomma, stanno facendo tutti, stiamo rivedendo un po' le modalità, no? Diciamo, queste Sì. situazioni ci costringono a ripensarci, quindi tutti siamo in un momento di ripensamento e oggi è un po' anche quella l'idea, no? Come dico sempre, non di dare delle risposte, ma di generare delle domande. Cioè un momento in cui, più che avere delle risposte a breve, dobbiamo capire che domande ci poniamo per immaginare ogni scenario. Quello che Sì. sta, insomma, quello che è accaduto ci ha portato un po' a portare a ragionare a breve termine, no? Faremo la stagione, non faremo la stagione, questa è la preoccupazione e lo capisco, no? Di tanti imprenditori che lavorano magari soprattutto con la stagionalità. E chiaramente la scelta spesso addirittura è quella di dire resto chiuso o non resto chiuso, no? Perché poi per mettere in piedi, insomma, un hotel, una struttura, un servizio, insomma, non basta dire da domani cominciamo a fare arrivare i turisti. E poi c'è tutto un problema di capire che percezione ci sarà della sicurezza di una destinazione. Quindi, come dire, cerchiamo di dare un respiro più ampio a quello no, che stiamo facendo oggi, perché diciamo tutti gli scenari oggi sono possibili. Allora, utilizziamo momenti come questi per capire perché anche prima di questa situazione ci fosse già un problema nell'offerta del prodotto, no? Del prodotto destinazione, declinato in quello che poi il mare, che è il prodotto balneare, il prodotto principale di molte destinazioni. Quindi c'era già una sofferenza nell'offerta, no? Da questo punto di vista, portando poi molte destinazioni a ragionare solo su un unico criterio, che è quello del prezzo. Allora, adesso volevo Intanto io ho lanciato le metterli domande che qua. tu avevi mandato via mail, sono state Sì. inviate, Ok, poi perfetto. si Sì, perché scrive. l'idea è quella di renderla interattiva, insomma, no? Per quanto possibile, in modo che insomma, qualcuno faccia venire fuori, poi magari le possiamo anche riproporre, adesso insomma la gestisci tu. Quanto tempo? Ma diciamo 20 minuti possono andare bene, così poi lasciamo un po' Sì, di la spazio facciamo, per. deve essere un momento proprio di discussione fluida. Ok, infatti vedo già che fanno le domande, quindi intanto magari già Bene, bene. scrivo qualcosina, giusto informazioni. Perfetto. Ok. Perché siamo arrivati a laboratori turistici? Perché diciamo, anche nel gioco di parole l'idea è quella di cominciare a pensare a un territorio come un insieme di operatori che lavorano insieme
per costruire la stessa offerta. Molto spesso, come ben sappiamo, gli operatori sul territorio sono frammentati, no? Quindi molto spesso hotel, ristorazione, servizi. Spesso quando vado a fare i lavori io mi occupo proprio di destination marketing. Quando andiamo a fare scouting, quindi faccio una parte di studio da back office, ricerche in rete, interviste e quant'altro. E quando poi andiamo a fare attività sul territorio di scouting, molto spesso io faccio conoscere imprenditori del turismo che non si conoscono tra di loro, no? O operatori che possono incrementare in maniera positiva l'esperienza di offerta di un hotel o viceversa, no? Quindi si creano dei momenti, perché è normale, quindi non c'è nulla di cui scandalizzarsi rispetto al fatto che sul territorio spesso non ci si conosca tra operatori per aumentare l'offerta, perché poi spesso quello che succede è arriva la stagione e devo pensare a vendere, no? E dimenticandoci poi un problema serio che ho sempre detto agli albergatori, l'ho sempre detto agli operatori, abbiamo lasciato la distribuzione e la commercializzazione in mano a quelli che poi sono state le OTA, no? Diciamo i giganti del web, e non possiamo rimproverarli oggi di avergli lasciato la distribuzione e la commercializzazione quando poi non ci siamo preoccupati, quindi ci siamo preoccupati a vendere e non ci siamo preoccupati a costruire valore, no? Chiaramente questo è il discorso. Cioè oggi, in un momento in cui, ed ecco perché anche il senso delle domande che abbiamo posto, occorre lavorare su quelle che sono, su quello che esprime il proprio DNA di una destinazione e quello che un hotel, o come un hotel, o come un operatore è percepito dall'esterno, no? Facciamo fatica a fare questo passaggio, perché molto spesso abbiamo quell'attenzione rispetto al territorio di un punto di vista personale, no? Cioè non lo guardiamo mai con gli occhi del turista, che è la prima cosa che si dice, ma poi spesso è un po' quello. Per cui, come dico sempre, diciamo sempre, abbiamo il cibo più bello del mondo, abbiamo il mare più bello del mondo, l'accoglienza più bella del mondo, l'autenticità, cioè se vai a vedere, sono sempre i soliti refrain che tornano in ogni destinazione, no? È come quando dico, ogni azienda in Italia è leader di settore, cioè quindi abbiamo 1700 aziende che sono leader, sono 1700 e sono tutte leader del settore, quindi come dire, attenzione a capire che oggi sta cambiando la società, no? Abbiamo visto, adesso non so quanti di quelli che oggi partecipano a webinar c'erano quel giorno, ma abbiamo visto che un po' è questa la situazione, no? In cui ci muoviamo. È vero che abbiamo, quindi ragionando su Senigallia, ma sul territorio, mi piace che ci sia stata una risposta da un punto di vista anche di altri operatori fuori territorialità, perché c'è un punto fondamentale di cui non possiamo fare a meno, non prendere in considerazione, è che il turista non pensa rispetto a confini amministrativi, no? Quindi quello da cui parte ogni turista è semplicemente quello che vuole fare, le sue esigenze, le sue motivazioni, che vanno al di là dei confini amministrativi. Quindi il compito di una destinazione di operatori è riuscire a capire come rendere, chiaramente partendo, in questo caso siamo a Senigallia, come riuscire a rendere massima l'esperienza del turista di Senigallia, ma facendolo anche spesso con degli operatori che sono o possono essere anche di territori vicini o limitrofi. Quindi, come abbiamo visto, siamo passati da un turismo di massa a una massa di turismi, ma proprio come dicevo prima, una massa di esigenze, per cui il turista che viene al mare oggi, che sceglie Senigallia per il prodotto mare, sarà un turista che magari porta dietro il suo cane, magari sarà un turista che ama l'outdoor e quindi vuole e può conoscere, insomma, il territorio. Io adesso non ho fatto uno studio approfondito, ma il territorio si presta, no? Anche a un'offerta più eterogenea, no? Perché può sfruttare il fatto, proprio da un punto di vista della morfologia dell'ambiente, anche a riproporre lo stesso turista che conosce il territorio per il balneare, magari la passione per l'outdoor o non ce l'ha e gliela possiamo innestare, proporgli delle altre proposte di vacanza, no? Quindi significa fare un lavoro sullo stesso turista di una proposta di più turismi in quelle destinazioni che possono farlo. E quindi sarà anche magari vegano, quindi avrà dovremo pensare a quali sono le esigenze di un consumatore vegano, oppure un viaggiatore solitario, quindi quali sono, no, le sue esigenze, e così via, verrà con la famiglia e così via. È ovvio che, come abbiamo visto,
così come abbiamo lasciato la distribuzione e la commercializzazione delle stanze, della vendita delle camere ai grossi, insomma alle OTA, Booking, Expedia, Airbnb e così via, ed Airbnb addirittura l'Italia, dico sempre con una battuta, ha lasciato anche un po' la funzione di ministero del turismo, perché Airbnb fa alcune campagne dei borghi più belli d'Italia, tutta una serie di iniziative che mi sembra insomma essere diventato il ministero del turismo in Italia, visto che comunque non ce l'abbiamo. Quindi si sono creati dei vuoti in cui delle aziende che hanno come massima aspirazione il profitto si sono infilate, giustamente. Quindi dobbiamo capire perché gli abbiamo lasciato spazio e come non lasciargli spazio nella costruzione di valore, ma renderli dei partner che ci aiutano sicuramente poi a commercializzare, cioè qualcosa di cui non possiamo fare a meno, ma in questo non dobbiamo pensare di potergli dare poi tutto il valore, no, della costruzione o annullare il nostro brand pur di vendere. E quindi stanno nascendo anche i portali di vendita delle esperienze che stanno penalizzando da un punto di vista anche di quella che è la percezione di dove andare a comprare le esperienze, la motivazione di vacanza, perché quando lo dico, quando l'abbiamo fatto anche a Senigallia, quando arriva a scegliere l'hotel un turista è partito non dalla scelta dell'hotel, ha scelto tra destinazioni, no? Come abbiamo detto. Cioè se sono un turista che vuole andare al mare e ha un cane dietro, non andrò subito a cercare, cercherò destinazioni che sono adatte ai cani. Quindi come riusciamo ad andare a monte di questo processo decisionale? Ovviamente andando a creare quello che è il processo di decisionale del turista, quindi a capire cosa pensa, come pensa, dove vuole trovare le informazioni e che informazioni vuole trovare. Perché poi devono essere le parole chiave con cui costruiamo le pagine web dei nostri siti, ma anche quello magari si spera di un sito di promo commercializzazione della destinazione. Quindi capite che non è appena la questione di fare lo sconto, no? Io dico sempre, la questione di fare lo sconto, se un territorio riesce a competere sullo sconto, sul basso prezzo, che lo faccia pure. Ma molto spesso dico, perché l'obiezione di molti operatori è ma se facciamo prezzi troppo alti i turisti non vengono. E io dico sempre, ma il valore alla tua struttura lo dai tu. Ecco, se tu dai la percezione che nella tua struttura o nella tua destinazione, pur di far venire le persone o i turisti, fai spendere poco, sei tu che stai dando quel valore lì, no? Quindi non stai costruendo, non ti stai preoccupando di costruirlo, oppure ce l'hai ma non ti stai preoccupando di comunicarlo, perché l'unica tua preoccupazione è quella di vendere. Quindi quello che, ho detto 20 minuti, quello che mi interessava oggi è far capire che stanno nascendo e continueranno sempre di più a nascere nella società trend di comportamenti sociali, di comportamenti economici, di comportamenti anche da un punto di vista anagrafici diversi, no? Ecco perché io lo dico sempre, non esiste la destagionalizzazione. Esiste un turismo per ogni stagione e, perché no, un turista per più stagioni, no? Io viaggio nei territori per lavoro, non riesco mai a fruire magari se non della ristorazione, ma mi piacerebbe tornare perché voglio farci delle esperienze, voglio conoscere cose che magari non ho il tempo di fare. Ma sapete quanti territori si preoccupano di raccogliere i miei dati quando vado lì per lavoro e propormi una proposta di vacanza lontana, no, da quel periodo? Nessuno, no? Quindi c'è un problema. Cioè questo ci fa dire che mentre Booking.com, Expedia.com sui dati hanno costruito il loro valore, noi che siamo proprietari di dati non li sfruttiamo né come struttura, né come azienda, né come operatore di servizi, né come destinazione, no? Perché dobbiamo cominciare a pensare che la condivisione dei dati, avere dati aggiornati nella destinazione, da mettere insieme, non bisogna essere gelosi dei dati, no? Cioè bisogna essere, come dire, più gelosi del proprio valore, cioè di che cosa costruisco intorno al brand. Ma i dati di una destinazione, l'obiettivo è quello di metterli insieme, perché devo capire che tipologia di utente viene nella mia destinazione, quando sceglie, che cosa prenota, quanti preventivi e quanti preventivi non sono andati a buffine e così via, no? È molto importante, perché è quello che fa Booking.com, è quello che fa Expedia, quindi perché non cominciamo a riappropriarci dei dati, no?
per utilizzarli per costruire valore nella nostra destinazione. L'altra obiezione, o meglio, l'altro punto su cui molti ci giocano è che, no, spesso bene, viene messo l'alberghiero in contrapposizione all'extraalberghiero, quando poi in Booking, l'ho detto anche l'ultima volta a Senigallia, entri per scegliere un hotel e quando hai prenotato, magari prenotato un B&B e viceversa. Allora, la destinazione deve capire che extraalberghiero, alberghiero e tutto ciò che compone vacanza non è in competizione, ma è in competizione, no? Cioè, perché c'è la possibilità di lavoro per tutti e non lavorare in questo senso significa escludere e farsi una guerra, da un mio punto di vista, abbastanza stupida e dannosa. Quindi dobbiamo pensare a toglierci un po' di dosso quelli che sono gli stereotipi, no? Ho detto, abbiamo ancora l'idea del segmento family, che è la famiglia del mulino bianco? Oppure, no, come vi ho fatto vedere come i dati l'altra volta, cioè oggi la famiglia italiana, una su tre single, ci sono 25 milioni e 700 mila potenziali turisti, a cui bisogna dare una risposta come, non appena come hotel, ma come destinazione. No? Che cosa significa rivolgersi a una famiglia con figli e rivolgersi a una famiglia dove il, diciamo, c'è un componente unico e single? Ha delle esigenze completamente diverse. No? Allora, che cosa sta facendo la destinazione per questo tipo di target? È conveniente investire? Che cosa significa quando viene qui? Vuole costruire delle relazioni? Abbiamo luoghi, esperienze che si possono realizzare, che possono essere in linea con il suo stile di vita e così via. E così abbiamo anche il segmento family, la coppia omosessuale senza bambini, la coppia omosessuale con bambini, il figlio il papà col figlio, no? Che spesso deve, come dire, ha quell'opportunità di stare in quella settimana lì solamente, quindi il desiderio di felicità della sua vita si esprime in quella settimana. Allora dobbiamo capire quali sono tutti i servizi intorno a un papà o una mamma singola che viene, quali sono le percezioni di sicurezza che vuole uno e vuole l'altro. È importante perché andando a costruire su queste nicchie che sono sempre più crescenti, si possono costruire, come dire, destinazioni con un valore, con una capacità di spesa più elevata, proprio perché uno, pur di soddisfare come dire, il suo desiderio di felicità, tanto più se no, comprende anche il desiderio di felicità di altri, è disposto a spendere di più. Quindi, volendo un po', visto che tra un po' i miei 20 minuti sono finiti e quindi poi lasciamo un po' spazio alle domande, dobbiamo capire, e quindi rilancio anche una domanda, oltre a quelle che abbiamo fatto. È evidente che il mare non è un prodotto turistico, no? Cioè il mare di per sé non rappresenta un prodotto turistico, eppure se andate a vedere, quello che andiamo a vendere è quello. Cioè il mare, al massimo con, diciamo, gli ombrelloni, diciamo, andiamo a vendere una serie di servizi che però non rappresentano un prodotto turistico. E allora che cosa dico sempre? Attenzione, perché parliamo di destinazione? Perché da un punto di vista dell'operatore, il prodotto turistico è inteso così: l'insieme dei beni o servizi che offro, se sono un hotel, i servizi di base che non possono mancare, magari sono le camere, poi posso avere dei servizi che rafforzano la mia capacità di vendere, perché ho la piscina, oppure la spa, oppure la palestra, e magari ci aggiungo il ristorante per creare poi tutti i pacchetti di pensione, mezza pensione e così via. Quindi il punto di vista di un operatore del prodotto turistico è questo. In realtà il punto di vista di un turista, il prodotto turistico è costruito non da quel punto, diciamo, non dagli elementi del punto di vista che abbiamo visto prima, ma diciamo da un punto di vista di quali sono gli elementi di attrazione della destinazione, i servizi che mi fanno arrivare lì, cioè quando devo arrivare a una destinazione, l'accessibilità, quali sono i voli diretti, no? Rispetto a quella destinazione? Che campagne stiamo facendo verso un tipo di mercato dove ci sono voli diretti? In quale periodo ci sono i voli diretti rispetto a una destinazione? Stiamo spendendo soldi inutilmente in campagne rivolte a mercati geografici che non hanno voli diretti con Senigallia? Ce lo stiamo chiedendo? Quindi, no? Cominciare a costruire l'immagine della destinazione. In questo periodo, no? Sapete quanto danno ha fatto la campagna Milano non si ferma o Parma non si ferma, cioè tutta una serie di realtà che sono andate dietro un hashtag, perché ognuno si è inventato, no? Come dire, un hashtag andando dietro a una comunicazione che non aveva una strategia di fondo. Quindi
Che cosa è importante oggi? Capire come una destinazione si riesce a mettere insieme, avere anche capacità di reagire a dei momenti di crisi, che sicuramente ci saranno e ce ne saranno sempre di più, ma anche a momenti in cui la strategia permette di scegliere, no? Se accade questo, facciamo questo, sta accadendo questa cosa sul mercato, c'è una strategia a monte che mi permette insieme agli operatori di portare avanti anche la comunicazione. Ma un hashtag non risolve il problema di avere a monte l'idea, no? Di costruirsi il mercato verso cui ci stiamo rivolgendo. Quindi avevo fatto, no? Un esempio classico di quello che è il prodotto turistico, cioè non solo infrastrutture, e quindi se sono un cicloturista non solo infrastrutture, ma anche che cosa? Una colazione adatta al cicloturista che venga fatta a un orario in cui il cicloturista si alza, quindi una colazione, il cicloturista esce presto, abbiamo hotel che permettono di fare colazione presto con i prodotti del territorio, che permettono un massaggio quando ritorna, o convenzioni con chi fa i massaggi, che permettono uno spazio per lavare le biciclette, l'assistenza H24, la possibilità di portare le bici in camera e così via. No? È questo che io vedo come destinazione che pensa di rivolgersi a un tipo di mercato. E quindi è un po' quello che andiamo a costruire, è un po' quello che sta accadendo, non so se avete visto, in generale, no? Quello che sta accadendo un po' nel mondo della quotidianità. Cioè, una persona con la maschera ci ha fatto sorridere, la maschera da sub per proteggersi dal virus, in realtà quello è stato lo spunto, no? Poi per delle aziende per ripensare l'utilizzo di alcune dispositivi della maschera sub per creare poi con la stampa 3D e riconvertirle in insomma assistenza per il mondo sanitario, ospedaliero, per creare delle crisi. Quindi no, perché oggi le destinazioni non possono diventare questo? Cioè, perché non pensano come reingegnerizzare gli operatori sul territorio per creare innovazione? Perché questo, guardate, che è possibilissimo. Ed è possibile perché abbiamo di fondo diciamo delle realtà sul territorio che trascuriamo, perché pensiamo che l'agricoltura di un territorio, l'architettura, la cultura, niente abbia a che fare quando poi dobbiamo andare a offrire, a creare l'offerta turistica. Invece è la cosa più sbagliata, no? Cioè, quindi il compito poi, che è quello che di solito faccio io un po', è proprio quello di scavare nel DNA territoriale per poi andare a costruire quelli che possono essere le offerte per segmenti oggi e mercati che possono essere cercati, riconosciuti, a cui possiamo vendere nelle forme moderne di vendita, di commercializzazione, perché non possiamo pensare ancora al turista che viene, sceglie, va sul portale istituzionale e poi non riesce a prenotare, no? Quindi, o su un portale non riesce a portare anche a conclusione l'acquisto del soggiorno. Vado su Booking e risolvo il problema. Quindi mi fermerei un attimo qui per renderlo un po' più EA e aggiungerei un po' alla domanda che hai fatto, chiederei, sanno gli operatori che oggi sono con noi in collegamento, sanno quali sono le parole con cui vengono cercate maggiormente, viene cercata maggiormente accompagnata la parola Senigallia su Google? Così, senza andare a cercare adesso, che vi vediamo. Sì, che poi, certo, se uno poi cerca, credo sia diverso, no? Rispetto a cercarle da fuori, rispetto a cercarle nel territorio, vabbè, certo, cioè nel senso certo. Che i meccanismi di Google, così. Quindi certo. Sì, anzi, questa è una domanda che si può aggiungere, e infatti qualcuno dice Summer, no? Aveva scritto Silvia Zorreggiani, ex Masters, che sono i due eventi, no? Un po', sì. Ok, quindi sicuramente questo ci dà un segnale, no? Però c'è qualcosa che ancora, diciamo, ancora va a monte, perché c'è pure il Jamboree, però sì. Per esempio... Summer Jamboree, che è uno degli eventi, e l'X-Masters, infatti. Esatto. E quindi, no, sul tema degli eventi, una destinazione come Senigallia dovrebbe interrogarsi su aprire scenari, no? Cioè, capire come andrà avanti il mondo degli eventi, perché le discussioni che facevamo un po'... in altri webinar era anche il fatto che indubbiamente uno degli eventi sta facendo vedere che, come dire, il futuro sarà anche fatto da workshop a distanza, cioè i relatori non dovranno venire per forza sul territorio, no? Quindi stavo dicendo,
ti ricordi quando abbiamo pensato un po' laboratori turistici, dire Senigallia si può promuovere come la destinazione del post-coronavirus, come destinazione sicura, che significa una destinazione veramente che possa offrire una accoglienza diffusa, il collegamento con i relatori che intervengono da lontano, quindi chiaramente poi significa investire in tecnologia, ma in realtà magari queste cose già ci sono sul territorio e ti stai ponendo in una maniera diversa sul mercato, no? Innovativo, non nelle tecnologie ma nelle idee. Sì, sì, infatti ci aggiungo nel carattere d'uno che ecco, non tutti avevano partecipato al primo webinar, avevamo parlato, no, degli eventi di Senigallia che sì, sono molto importanti per noi tutti, insomma, per far avviare bene la stagione, fare riuscire insomma a livello di presenze. E, sì, infatti adesso se vogliono anche Riccardo e Alberto unirsi un po', che so che avevano delle domande per te, e nel frattempo vedo che stanno scrivendo i partecipanti. Infatti questo webinar, diciamo, è stata una seconda tappa, per cui siccome molti non si erano riusciti a scrivere, insomma non avevano saputo, insomma ci ha fatto piacere dare una continuità all'altro webinar e invitare, come dicevo all'inizio, anche i comuni, le associazioni di categoria, perché sicuramente il connubio pubblico-privato, pensando a una destinazione, lo vedo essenziale. Tu cosa ne pensi di questo, Luca? È fondamentale perché anticipo un po' una risposta per anche un po', no, per far capire che non stiamo parlando di utopie. E l'attenzione della parte pubblica è fondamentale, e lo dico sempre, non tanto e quindi, come dire, riuscendo ad essere anche vicini a chi lavora nel pubblico. Cioè, il comune sicuramente deve rendere conto, io dico la prima cosa, di rendere conto sicuramente laddove c'è la tassa di soggiorno, di come spende i soldi della tassa di soggiorno e di come potrebbe mettere a disposizione a livello di progettazione, di formazione e quant'altro. Ma aspettarsi che il comune possa risolvere il problema della promocommercializzazione, di come vendere meglio, di costruire il target, beh, oggi, come dire, non si può chiedere al comune, perché non ha le figure per farlo. Quindi anche i privati oggi, cioè, come dire, un po' anche un libera tutti rispetto alle responsabilità di ognuno, no? Ci sono dei modelli che oggi pubblico-privato permettono di portare avanti una promo commercializzazione del territorio dove ognuno fa il suo lavoro, l'hotel farà il suo lavoro, l'operatore, il ristoratore farà il suo lavoro, il comune farà il suo lavoro, magari, come dire, sbrogliando anche spesso quei problemi burocratici, no? Rispetto ad alcune licenze, per esempio in molti territori di Ragusa ci sono delle fuoristradisti o altre, o chi fa quad, che sono appesi da un anno, magari da un anno e mezzo, o a chi offre tour in 500, perché da un punto di vista burocratico non era mai stata prevista una tipologia del genere. Allora io dico, ah, scusate, non ci può essere più la scusa, bisogna creare un anno zero dove si prendono gli esempi di altre città dove fanno le stesse cose e si adotta il regolamento. Quindi già chiedere questo ai comuni, un'attenzione rispetto allo scioglimento di questioni burocratiche, è già un valore economico, no? Perché, come dire, quanti investimenti di giovani, diciamo non c'è lavoro, ma quanti investimenti di giovani, di imprenditori non abbiamo sul territorio? Perché spesso i vincoli burocratici fanno desistere, no? Quindi se il privato da un lato, invece di andare a dare il 20, 18, il 15, il 18, il 20% a Booking, dice una parte la metto sul territorio per costruire brand, e il comune dall'altra dice ti risolvo alcuni problemi, ti libero, ti do la disponibilità di alcuni posti, ripensiamo la mobilità insieme, questo mi aspetto dal comune, ed è importante. E giusto per farvi, no, come dire, un... Vabbè, lascio parlare anche gli altri e poi tanto riesco a recuperare, quindi vi lascio la parola. Ah, ok, allora diamo il benvenuto anche a Riccardo e Alberto, che so che insomma fanno parte del progetto Hotel Vincenti, quindi anche loro avevano piacere, ce ne avevamo parlato ieri, no, alcune domande che magari possono essere così di spunto su quello che... Guarda, io ci avevo, prima ascoltavo ovviamente, e quello che ti volevo chiedere, Luca, è questo, un po' anche per fare... forse per fare un quadro un po' generale sul concetto di destinazione, anche proprio a livello di geolocalizzazione della destinazione. Sì. E sia capire, con l'esperienza che hai avuto, quali sono i criteri che definiscono una destinazione, proprio a livello di territorio. Cioè, sì, se ci sono dei criteri...
hai detto tu, a volte il turista non guarda i confini, no? amministrativi, insomma. Quindi, quali sono più o meno i parametri che hai usato, che conosci, per definire una destinazione? Ok. Allora, i parametri per conoscere... Sei finito, scusa Riccardo? Sì, sì, no, ora sì, ci sono dei parametri, insomma. No, di fatto, come si arriva a costruirla? Allora, quello che si arriva a costruire spesso in una maniera molto così, giusto, insomma, seduti qui davanti a un webinar, è quella di costruire il prodotto turistico. Il prodotto turistico, semplicemente, è composto da tanti elementi, che sono elementi materiali e immateriali della destinazione. Molto spesso ci si è concentrati a guardare sempre lo stesso, sempre dallo stesso punto di vista, non pensando che altri elementi possono rafforzare la capacità di far emergere il DNA della destinazione. Per esempio a Ragusa, dove sostanzialmente l'offerta è appiattita su che cosa? Sull'idea di un barocco che è legato all'architettura, sull'idea dei luoghi di Montalbano, che fa molto magari appeal sull'italiano e sul mercato inglese, perché la BBC proietta in Inghilterra e i diritti per Montalbano, e poi il mare. Okay? Cioè, se andassi a chiedere a qualsiasi operatore oggi su che cosa lavora e vuole lavorare, ti dirà comunque, grosso modo, ti risponderà sempre su queste tre tipologie. E chi avrà anche idea di costruire novità andrà a innestarsi a fare attività legate a questa tipologia, no? Quindi le guide turistiche di Montalbano, le guide turistiche del barocco, dei percorsi delle chiese, i percorsi dell'architettura e così via. In realtà, andando a scavare, no? Andando a fare scouting, incontri con gli operatori, sono emerse tanti di quegli elementi che hanno ribaltato completamente la gerarchia di queste, degli elementi che devono andare invece a essere comunicati. Primo perché intanto il barocco è un'idea, cioè come dire, intanto riprende l'idea di barocco che è quella della libera circolazione delle idee, no? Cioè di un barocco che si esprime in tutto, nella filosofia, nella musica. Loro hanno un premio internazionale che fa tre tappe, Ragusa, in Giappone e a New York, e non lo sfruttano a livello turistico, no? Quindi avere già degli ambasciatori che ti portano il nome Ragusa nel mondo. Hanno la seconda città in al mondo che produce, diciamo che lavora le carrube e produce l'addensante per tutto ciò che riguarda la cucina molecolare oppure per i gelati, no? E insieme a quello nessuno si è preoccupato di dire costruiamo la nostra forza sul fatto che abbiamo delle aziende qui sul territorio che sono conosciute all'estero, intorno al quale, perché no, poter vendere delle esperienze, costruire un gelato, costruire l'esperienza del gelato, la visita in fabbrica. Cioè, capite che diventa importante capire che tutti partecipiamo alla costruzione di valore sul territorio. E spesso, ripeto, imprenditori del turismo non sanno che ci sono degli elementi che possono rafforzare questa idea qui. Mi viene da dire, se posso, cioè per metterla un po' sul contesto che conosco di più, che è la nostra zona, sì. Mi viene da dire, no, tra tanti esempi, l'aspetto del food, che Senigallia, forse a parte qualche grande città, ha due ristoranti stellati, e quindi la cucina, la parte, certo, food, è certo. una delle Brunelli, forse è un'eccellenza italiana a livello del gelato, quindi certo. Food potrebbe essere, adesso lo dico un po' come spunto, potrebbe essere un motivo trainante per uno dei canali per creare destinazione. Questo vuol, certo, dire che è un mulino che fa farine importanti nel territorio, esatto, potrebbe far parte, insomma, è questo un po' per inglobare quello che dicevi, se ho capito esattamente bene, esattamente. Certo, perché lo stellato, stai sicuro che si servirà di prodotti del territorio, esatto, o comunque di prodotti slow food, intorno ai quali costruire un'esperienza di visita, tour, di acquisto, no? Cioè, continuare a raccontare l'esperienza anche quando il turista se n'è andato, quindi vendergli i prodotti del territorio che ha conosciuto nel piatto stellato, perché l'hai portato a conoscere l'agricoltore che fa 10 pomodori all'anno, no? Certo. Per fare l'esempio, e così via. Sullo stellato, tu pensi che Ragusa ha
a tre ristoranti stellati, due a Ragusa, Ibla, un altro, che sono ambasciatori del mondo conosciuti, quando vengono a mangiare a Ragusa, si rifugiano dentro perché non sanno che fare. Lo chef stellato, perché poi uno pensa che sia un qualcosa, lo chef stellato è lì e noi siamo qui. In realtà è lui che dice, no, cioè, costruiamolo insieme, ci ha dato tanti spunti per dire, perché dice, guarda, io apro la cucina alle 7:30, alle 6 vengono qui perché non sanno che fare. No? E quindi, cioè, costruiamo insieme, che significa quindi un gusto, costruire un prodotto enogastronomia dove ci possono essere sottoprodotti di gusto stellato? Che significa la passeggiata con lo chef, andare a raccogliere i prodotti insieme? Cioè, queste cose qui ormai li fanno, cioè, non pensiamo che sia, ripeto, lo chef stellato che non vuole andare a fare queste cose, siamo noi che non abbiamo l'idea, no, di crearlo. E così rispetto a tutto quello che può essere il prodotto natura, no? Quando sono stato io, cioè l'idea di legare il mare o la natura, cioè il fatto di avere mare e natura veramente impressionante, no? Da questo punto di vista, sia da un punto di vista turistico, sia da un punto di vista proprio di attrattività di qualcuno che vuole sviluppare anche, no? delle attività. È molto interessante che i lavori che fai, un po' la nuova tendenza è quella di inglobare tutto il territorio anche da un punto di vista, no? imprenditoriale, di diverse tipologie di imprenditori, perché alla fine è al centro la persona, quindi la persona anche l'abitante del territorio, l'imprenditore del territorio in questo concetto, credo. No, per dire, il paradosso è aver scoperto anche, e loro per esempio hanno la natura in città perché hanno fatto l'estrazione della calcio, quindi hanno le calcare che sono dei percorsi naturali immersi nella città, che da un lato sono praticamente delle infrastrutture slow, disponibile a essere vendute da domani, ma non le vendono, no? Attualmente, cioè non le comunicano, non le commercializzano, e ce l'hanno lì paradossalmente, in un momento in cui le persone vogliono il contatto con la natura, vogliono, quindi se tu gli dici, scegli dove andare al mare, guardando il prezzo, se gli offri una città dove poter immergerti nella natura e mangiare stellato e poter fare nel polmone, nel cuore, un polmone verde in città, la passeggiata, l'itinerario, tutto ciò, insomma, sarebbero disposti a pagare, no? Oro. E soprattutto loro avevano anche l'estrazione, per esempio, della pece nera, con cui hanno fatto per anni i pavimenti, e oggi ci sono artigiani che vendono a Dubai, ma in realtà poi, come dire, no? Sono ambasciatori del territorio, ma poi chi ha costruito, per esempio, l'idea di fondare la promo-commercializzazione di Ragusa sulla pece nera, su tutto ciò che poi riguarda le esperienze, no? Cioè, come diceva prima Riccardo, la visita dove si facevano le estrazioni della pece, i negozi o le industrie e così via. Cioè, ormai dobbiamo pensare a questa cosa qui, perché sennò stiamo andando a costruire dei paradisi, o come dico sempre, dei presepi viventi che si attivano quando, che è giusto, arriva, no? Massimo. È giusto massimizzare magari durante la stagione, ma poi è impensabile che territori che quadruplichino, quintuplichino le presenze nel periodo estivo poi abbiano i PIL più bassi d'Italia, le persone vanno via perché non c'è lavoro, gli immobili chiusi e così via. Cioè è un paradosso che dobbiamo assolutamente superare. Alberto, se anche tu vuoi fare una domanda, Luca. Mi sentite? Prego. Ciao a tutti, mi senti? Sì. Ciao Luca. Ciao. Anche io ti faccio una domanda geolocalizzata, insomma, inserita nel contesto di adesso. E visto che hai esperienza, insomma, decennale per quanto riguarda la destinazione Puglia, adesso, insomma, Ragusa, Sicilia, sì, comunque tutto il sud Italia, e essendo la Puglia, insomma, una delle principali mete estive degli ultimi 10-15 anni, insomma, con alle spalle grossissime campagne di promozione, sì, a livello di destinazione, insomma, nazionale e internazionale, dalla quale molti hanno preso poi ispirazione. Volevo chiederti come si stanno muovendo, cioè, in questo momento la destinazione Puglia, o comunque anche la Sicilia, o comunque le piccole attività, e se c'è qualcosa, appunto, che può servirci come ispirazione anche in questo momento, visto che c'è stato in passato. No, allora, questo... No, ma è una domanda che mi intriga, perché poi spinge un attimo, no, a capire come possiamo, che cosa dobbiamo guardare e dove. Allora, intanto, qui il problema è di fatto l'incertezza, no? Cioè, per cui in questo momento è difficile riuscire, come dicevo prima,
dappertutto l'unica preoccupazione è di capire se si faccia la stagione o meno, ma questo non ce lo può assicurare nessuno. E quindi quello che dico io, in questo momento dovremmo sfruttare la capacità proprio di star fermi e anche di formarci, no? Cioè, perché in questo momento siamo tutti, gli operatori sono tutti online a seguire webinar, a seguire tutta una serie di, come oggi siamo qui, ma si stanno, no, moltiplicando. Però dico, cominciamo a pensare di seguire, no, anche nel formarsi, un qualcosa che possa essere utile per la propria destinazione, cioè, perché ogni destinazione esprime un DNA che andrebbe poi portato avanti come progettualità. Se il mio DNA è la natura e investo sul prodotto natura, devo cominciare a fare formazione non sul turista moderno, ma sul turista green, sostenibile, che cosa vuole cercare. Quindi anche in questo stiamo su alcuni progetti che avevamo all'inizio come progetti di destination marketing con un paio di comunalità, le stiamo, come dire, stiamo sfruttando questo momento per fare formazione su quelle che saranno, diciamo, no, le possibilità. Quindi mi sono fatto uno studio, insomma, sulla destinazione, e su quello stiamo facendo formazione per portare gli operatori a un certo livello, no, e dire, ah, quell'idea lì la posso implementare nella mia struttura e queste cose le possiamo fare insieme, perché non sapevo che potevamo fare sul territorio, o non sapevo che c'era l'azienda che produceva miele che può rafforzare la mia capacità di fare una colazione energetica per il cicloturista. Cioè, e lo stesso Ragusa sono voluti andare, mentre in altri territori sono fermati, perché comunque adesso sono tutti lì preoccupati a pensare alle tariffe, revenue. Mentre Ragusa ha detto no, e questo è il momento in cui dobbiamo avere un'idea, no? Quindi questo consorzio che mi ha incaricato ha detto no, andiamo avanti a testa bassa, perché vogliamo avere un'idea non per il dopo coronavirus, cioè dobbiamo sfruttare questo momento per mettere in piedi una strategia che ci porti a essere competitivi, sia che la situazione rimanga così per un anno, no? E quindi ti devi porre il problema. Come continui a vendere la destinazione, no? Cioè, questa cosa qui non deve farci abbassare il tiro rispetto al fatto che potremmo uscire di casa il 1° dicembre, e nel frattempo che cosa facciamo, no? Quindi come ripensiamo la destinazione? Cioè, dobbiamo essere allenati a capire che siamo in un mondo in cui forse un domani anche la destinazione deve raccontarsi attraverso i prodotti. Proprio ieri vedevo che online cominciavano a nascere i tour online della destinazione, no? Quindi destinazione che mette a sistema esperienze da vendere online, e quelle devono diventare anche, no, una possibilità. Cioè, quindi siamo... Però questo nasce perché a monte c'è una strategia, no? C'è la capacità di ragionare insieme e di dire come ognuno può prendere parte a questa cosa qui. Per farvi, è giusto per non mandare sprecato un po' una domanda o nel vuoto, no? Come quella che avevo fatto all'inizio. Quando si cercano vacanze Senigallia, io vedo questa scherma, non so se la vedete. Sì? Sì. Ah, ok. Quindi oltre, vabbè, Jamboree, in realtà le prime cose che vengono sono queste: vacanze Senigallia all inclusive, con bambini, con famiglia, no? Cioè mi dà l'idea che ci siano persone che stanno cercando spesso vacanze Senigallia con bambini. Che cosa facciamo rispetto a questo target qui, no? Come utilizziamo le parole chiave dentro la nostra comunicazione, nella SEO, nei siti web? Cioè, ci stiamo targettizzando per un tipo di family? E che family, come ho detto prima, quale family stiamo considerando? Quella mulino bianco, no? O quella del papà o della mamma che deve venire col bambino? Ovviamente questa analisi noi le possiamo fare, diciamo, un pezzo le possiamo fare semplicemente digitando in Google, altre dovremmo farle poi di persona, capire, no, effettivamente chi viene, ecco perché vi dicevo, la condivisione. Capire se siamo un territorio che può creare sicurezze e certezze nella percezione di sicurezza di una destinazione per una mamma con bambini single, no? O nonni con bambini. I nonni avranno delle esigenze, i bambini avranno delle altre, no? Quindi come risponde la destinazione? Oppure il mercato, andando a fare su Google Trends la ricerca sul mercato, per esempio Germania, la parola Senigallia, quando la ricercano maggiormente nell'ultimo anno, ho fatto, diciamo, 18, no, negli ultimi due anni, 18-19, a novembre. A novembre siamo pronti per con le tariffe, con la costruzione, con i preventivi, con la comunicazione? Direi di no. Sono quasi certo che non siamo pronti. Cioè, questo che significa? Che ogni mercato, in base alle ferie, in base al comportamento, cioè esprime, e ci sono oggi degli strumenti gratis, altri meno gratis, ma il cui valore è inequivocabile, ripensandosi come destinazione, di andare a mettersi insieme, invece di andare a fare una SEO da soli,
a pagare 1000 euro, 500 per la sera, perché non la mettiamo insieme? E quindi quello, io faccio l'albergatore e non devo preoccuparmi della SEO, perché c'è, come dire, un network che si preoccupa di fare SEO tutti insieme, di accorpare, sì, di lavorare su questa cosa. E un'altra domanda che farei, no? Diciamo, su TripAdvisor, sapete qual è l'attrazione preferita, la migliore, la più votata a Senigallia? La chiedo anche agli operatori, così vediamo un po'. Già è un po' svelato. No, questa è la seconda, ma vorrei, diciamo, questa già io mi aspetterei magari la prima, no? Però ce n'è una che... Quindi la prima, devono scrivere la prima destinazione. La prima, secondo loro qual è? Sì, esatto. La rotonda, scrivono. La rotonda. Serena scrive la rotonda. La rotonda, sì. Serena e Silvia hanno scritto la rotonda. Gli altri aspetti, senza voto, non mi cacciamo se ho sbagliato. No, alcuni poi hanno scritto anche se possono intervenire. Come no, dai, questo... adesso li lasciamo lo spazio così. Sì, sì. Perché faccio questa domanda? Il mare, anche Eddie scrive il mare. Il mare? Dimmelo tu perché non le vedo. Il Summer Jamboree. Che è l'altra manifestazione, cioè la manifestazione, diciamo, principale. Ok. Mare. Sì. Roberta scrive mare. Vabbè, facciamolo subito così. Baia Canaria. Conoscete? Sì, boh, come no. Io no. E immagino, diciamo, no, da un punto di vista. Perché? Cioè, che cosa esprime questa cosa qui? A me dice tanto, no? Da un punto di vista... come dire, di percezione da parte della destinazione. Cioè, in una destinazione quello che è più apprezzato è un luogo dove poter portare i cani, no? Dove da turista, se porto il cane, cioè, sono il più felice del mondo. Cioè, addirittura, insomma, no? La preferisco a Rocca Serrovaresca. Cioè, perché? Perché Rocca Serrovaresca è bellissima e avere Baia Canaria che mi permette di fruire di Rocca Serrovaresca, magari posso lasciare il cane e andare a vedere Rocca. O posso lasciare il cane, adesso è Baia Canaria, ma immaginate che significhi avere già una traccia in questo, no? Una destinazione che unisce al prodotto balneare tutto ciò che è friendly per il pet, no? Perché già c'è qualcosa, no? In altre destinazioni magari non c'è. Ma che cosa significa una destinazione? Quindi non è che adesso tutti gli albergatori devono convertirsi o tutti gli operatori, ma deve cominciare a far capire agli operatori, agli hotel, quali sono le mie capacità di anche di riconvertirmi in parte rispetto a questo target, no? Perché? Perché poi c'è, come dire, hotel che oggi sono di questo tipo, no? Hanno il cuscino per il cane, le ciotoline, un ambiente sereno. Cioè, non è l'hotel, come dico sempre, sì, il cane può venire, poi il ristorante non può andare, il spiaggio non può andare, e negli spazi comuni non può andare, quindi devo tenere stare in camera a distruggere la camera. Oppure ci sono realtà, start-up italiane, che fanno consegna del cibo. Allora, invece di portarmi dietro i croccantini o di preoccuparmi dove andare a comprare, visto che oggi siamo abituati ad avere tutto, lasciati in economy, si dice, no? Cioè, tutto a casa. Sono in albergo, posso... L'albergo mi dice, ah, c'è una start-up, oppure giovani, ragazzi, ecco il comune. Perché non fate questa cosa qui? Vi agevolo, 3 anni, 4 anni, 5 anni, pagate meno tasse. Attiviamo questo servizio. Allo stesso modo, definiamo delle spiagge dei lidi e su quello costruiamo la nostra offerta, no? E fino ad arrivare al gelato di cani, insomma, no? Cioè, ci sono tutta una serie di cose e di valore su cui costruire, che non significa per forza stravolgere l'offerta, ma andarsi a innestare dentro dei segmenti, che spesso, come abbiamo visto dalle risposte, agli operatori stessi non viene in mente. Giusto. Basta, io ho finito così. No, vedo che un po' hanno scritto le cose che avevamo chiesto, no? Di sì, gli che operatori. Sono comunque chi ci ha risposto, adesso riprendo un attimo la chat dove ci hanno un po' risposto alle domande. Beh, diverso, visto che hanno scritto, no, l'importante di integrare la Senigallia che ha un ingrediente, diciamo, mare, di questo prodotto che in realtà deve essere fatto di più aspetti, no? E quindi anche certo. Molto si parla sempre di questo connubio, è da anni che noi parliamo di questo connubio tra Senigallia che è sulla costa e tutti i paesi che sono invece all'interno e offrono certo. Le altre cose. E questo in realtà poi non si è mai riuscito a sviluppare bene questa sinergia per capire, no? Ecco, come hai visto, molte sono le famiglie sicuramente che cercano Senigallia certo. E quello che gli viene offerto magari è l'all-inclusive
inclusive con il mare, no? Esatto, esatto. Cioè questo è il target che noi abbiamo in testa di family, no? Non il fatto che magari i genitori, i nonni o il papà single possa divertirsi perché poi la sera in hotel adesso non può lasciare il bambino, ma magari con la nostra animazione prendiamo accordi perché una ragazza rimanga a fare da babysitter o quantomeno a controllare i bambini che rimangono perché il papà o la mamma o il papà e mamma o i nonni escano, no? Non so se mi sto spiegando, cioè anche da questo punto di vista abbiamo un'animazione che è lì, perché non la sfruttiamo per come dire, espandere i servizi? Non ci pensiamo, non ci pensiamo, quindi neanche i turisti lo chiedono. Sì, delle volte deve essere proposto, no? Perché non, non mi devo far sorgere quella necessità nell'ospite, no? Certo. Se posso, così, anche se una domanda anche proprio a Luca. Mi viene da chiedere questo. Si cerca sempre, quando si lavora per delle strutture singole, la propria USP, no? Cioè che cosa le differenzia, no? Ed è cosa complicata, perché si cerca comunque... una struttura cerca, o anche un qualsiasi attività, cerca sempre di accontentare tutti. Quindi è difficile in una, in una singola struttura. Certo. Mi chiedo, in una destinazione è ancora più complesso andare a trovare una, diciamo, qualcosa che la differenzi e gli dia valore? No, in realtà, diciamo, così mi verrebbe da rispondere che è più facile. Cioè è più facile andare a riconvertire una destinazione sapendo che può scegliere tra più operatori che possono dar vita a soddisfare massimamente l'esperienza, no? Cioè in quella destinazione, per dire, Senigallia o in generale, il tema mare richiama, no? Durante la stagione, può richiamare la famiglia che ha dei servizi, delle esigenze, e quelli che hanno i proprietari con il cane che ne hanno altre. Quindi avremo, come dire, hotel che possono rispondere a quel tipo di target, hotel che possono rispondere, e operatori, e aziende, e servizi che si possono innovare. Però capite che è molto più che dire venite perché c'è il mare, no? Certo, certo. Cioè, alla fine io vengo con le famiglie, sì, poi la sera, poi magari la sera, i bambini fanno i capricci che sono stanchi e non esco neanche perché dopo non mi va di litigare perché i ragazzi sono... Cioè, è questo che succede. No? Quindi quanto in termini proprio di soddisfazione dell'esperienza, ecco perché dico, cioè basta questo turismo esperienziale, perché non vuol dire, anche lì ci stiamo illudendo che il turismo esperienziale è fargli fare la degustazione. No, turismo esperienziale significa io me ne torno e torno felice, sono felice, l'esperienza di quello, cioè la somma di tutto quello che ho comprato dall'hotel a tutta una serie di percezioni che sono state soddisfatte, mi dicono ho fatto una bella esperienza, ho fatto una brutta esperienza, no? E quindi quanti sono quelli che tornano? Perché sono venuti ma per i figli non ho niente. Quanti sono venuti e non sapevano che c'era un target che si poteva essere incrementato perché posso lasciare il cane? O se voglio fare il giro delle cantine, ci sono delle cantine che mi fanno portare il cane, in alcuni luoghi non possono andare, se posso andare creo delle nicchie, se non posso andare ho il servizio che mi permette di fare intrattenimento ai cani mentre i padroni visitano le cantine. Cioè, è questo. E quindi chiaramente da qui potremmo scrivere un libro dei sogni, andando nei territori andiamo a scrivere invece dei piani molto, diciamo, molto concreti. Tra l'altro ho visto anche che sono uscite delle belle risposte rispetto a... infatti guardavamo le... anche i core values, no? Cioè, leggevo prima i valori, dove sta... senso di pace, il contatto con la natura, il recupero della tradizione italiana. Cioè, sapete quanti oggi cercano il senso di pace e il contatto con la natura perché durante la giornata, no, in luoghi sempre più rumorosi, ricercano il contatto con la natura. Allora, rispetto a quello, che cosa stiamo dando? I cinque sensi della destinazione, come li costruiamo? Gli odori, i sapori, come li comunichiamo? Cioè, queste cose, come dire, perché dovrebbero essere affidate a qualcuno, come dire, cioè, di cui liberare, cioè qualcuno a cui dire, guarda, ti lascio... creare l'offerta, ti lascio creare come, perché io poi devo fare il mio lavoro, devo pensare appunto al tariffario, devo pensare alla formazione degli operatori, devo pensare alla sala o così via, devo pensare a rifare l'hotel, no? Pensate a che cosa significa, cioè libera ogni singolo dalla costruzione, cioè che è importante, perché io non posso costruire l'idea di un prodotto e di un territorio che si rivolge al pet friend o famiglie e non ho gli operatori, diciamo, sulla stessa linea d'onda, no? Quindi fa tanto anche la formazione da quel punto di vista. Ecco perché dico, nessuno si può sentire
poi chiamato fuori in questo percorso di crescita. Non è semplicemente do una quota per partecipare al portale, no, è molto di più. Cioè io devo sentirmi partecipe anche nella formazione, nella partecipazione alle fiere, nel dare i dati, nel fornire i dati, nell'aggiornare, se ti dico di aggiornare delle cose, no? Cioè diventa, ecco, sì, bisogna pretendere poi, no? Da questo è un percorso. Diventa una forte interconnessione tra tutti gli attori del territorio e una responsabilità comune alla riuscita, no? Questa è una cosa fondamentale per cui si può fare la differenza. Perché poi si vedono delle volte delle cose calate dall'alto, no? Come connotare la città in un certo modo, no? Dire Senigallia è la città di, però poi rimane una scatola vuota, no? È soltanto uno slogan. E si rischia che non è, gli operatori non la vivano, ecco, questa connotazione in realtà con servizi, con proposte. Esatto, esatto. E anche questo da noi. E poi secondo me anche molto a noi il connubio col territorio, perché tutti ne sentiamo l'esigenza, sia il territorio lo sente molto, sia Senigallia lo sente, perché capiamo che da questo può nascere un valore più grande, ma non si riesce mai a... poi a stringere, a dire sì, ma come si mettono insieme? Magari ecco, nella campagna di solito abbiamo più agriturismo o anche adesso anche resort di lusso, insomma, che sono destinati magari più a un pubblico di stranieri che vogliono stare in collina, lontano dal mare, dal caos, e avere l'agriturismo o resort con la piscina. Certo. E anche questo, no, come convivono, come la curiosità è anche di capire se poi ogni target si rivolge... Beh, diciamo che proprio poi l'idea di creare un network che ha però poi delle professionalità che si occupano di questa cosa qui, no? Un community manager che sappia decidere, perché la strategia ha deciso che il tema della stagione sarà il verde, la natura, promuoviamo gli agriturismi, quando sarà il momento della stagione promuoviamo il mare con i colori, con tutta una serie di, no, di cose che può essere il mare anche come attrattore indiretto, il mare come, come dire, no, come aspetto salutistico, le passeggiate arriva al mare, i turisti che vengono d'estate in vacanza col cane possono avere più libertà magari d'estate o in altre stagioni di venire, perché possono fare altre esperienze. Oppure leggevo prima, come giustamente dicevano, diamo per scontate tante piccole cose, ma l'idea di fare una passeggiata rilassante, di passeggiare in un borgo dove non c'è una macchina che ti mette sotto, cioè tutte queste cose qui, no? Non siamo in grado di comunicarle e quindi lasciamo un po' le strutture ricettive che si arrangino un po'. Quante volte, a proposito di agriturismo, gli agriturismi si ritrovano magari, proprio perché la domanda è concentrata solamente in alcuni periodi, persone che hanno cercato l'hotel o la struttura ricettiva vicino al mare, si sono dovute accontentare l'entroterra, poi il giorno dopo si lamentano perché c'erano le formiche, no? Se in un agriturismo, quindi uno si aspetta che ci siano. E, no, come dire, e anche l'idea che spesso le recensioni negative nascano dal fatto che purtroppo ci rivolgiamo a tutti, no? E invece una destinazione si può tranquillamente riconvertire, cioè può rivolgersi solamente a un certo tipo di target durante l'estate, dove massimizza, e può rivolgersi a determinati target quando la stagione esprimerà stagionalità diverse. Cioè, facendo un esempio per noi, calzante nostro, cioè il discorso famiglie italiane per la stagione estiva, no? Che è più il target, e poi invece magari, non lo so, è semplifico. Potrebbe essere invece in un altro periodo, un altro tipo di... Esatto, esatto. Chi dirà che la scuola non diventerà da remoto? Siamo attrezzati per avere anche, no, diciamo, questi momenti fuori stagione per accogliere lo stesso tipo di turismo. Cioè è questo che dobbiamo... come dire, ecco perché dico prima, capisco che per molti è urgente capire se si farà la stagione, ma dobbiamo invece interpretare quello che sta cambiando adesso la società, quello che le tecnologie, il modo di lavorare, il modo di fruire della didattica, può diventare un'occasione per i territori, sapendo che magari i ragazzi saranno svincolati in alcuni periodi dalle lezioni, no? E ci saranno territori sicuri dove poterli accogliere. Cioè, questo è quello che dobbiamo cercare di capire, no? Sì, mi viene in mente anche adesso, anche banalizzando, semplificando sicuramente, ma per la prossima estate... Si parla di più di un turismo anche a questo punto a misura d'uomo, quindi Senigallia improntata ai grandi eventi fa più fatica rispetto a tutti i paesi dell'entroterra che sono dei borghi molto invece tranquilli, dove c'è un'altra
vivibilità d'estate, certo, no? Quindi però, per esempio già per questa stagione c'è, però sarà... per esempio, no, Jamboree o l'altro qual era? E c'è il Cateraduno, l'X-Master, sono questi, però diciamo... Jamboree, per dire che quello è quello dei balli americani, è quello lì. Sì. Per esempio, no, da un punto di vista, perché per me il filo conduttore è la musica, allora da un punto di vista della musica, di costruzione di valore sul territorio, il fatto di avere un evento così che porta clamorosamente sul territorio da tutto il mondo delle persone, cosa lascia sul territorio? No? Che filone c'è rispetto alle scuole di musica, rispetto ai vestiti che si utilizzano, no? Perché ho visto si utilizzano anche dei vestiti particolari. Cioè, ci dobbiamo preoccupare, è un evento che l'anno prossimo, adesso lasciando stare il coronavirus, ma che l'anno prossimo se costa di meno da un'altra parte andiamo a farlo da un'altra parte? Sì. No? Invece devo capire come quell'evento deve per forza rimanere a Senigallia perché lì è nata una scuola di musica, una scuola da ballo, una scuola a tema, e i vestiti li fanno lì con quella stoffa presa dalla, non lo so, fatto noi per esempio, cioè in Messico noi abbiamo i fichi d'India qui nel Salento buttati diciamo ai lati della strada, no? Per noi sono delle cose così diciamo elementi naturali, e dai fichi d'India in Messico hanno fatto i tessuti, no? Dagli scarti, dalle pale, cioè allora quante spunti ci può dare gli elementi naturali di un territorio. E nasce la biomimetica, cioè come la natura ci insegna a fare design e architettura, no? Ed è una cosa che ho proposto a Ragusa. Avete la natura in città, pensate a come diventare un punto dove Ragusa diventa la capitale del mondo della biomimetica, perché possono venire a studiare come la natura riprende l'architettura e il design. Cioè, ecco perché dico, questo punto di vista è scatenante. Perché mentre siamo lì a pensare a come portare i turisti, qua dobbiamo pensare a come mantenere lo sviluppo economico di una territorialità. Bravissimo. che passa anche attraverso la stagione, ma non può passare più solo attraverso la stagione. Sì, sicuramente è un territorio, no? L'occupazione sul territorio, le imprese sul territorio, le imprese che sono integrate anche in questo senso, ad esempio con gli eventi o con altri aspetti, insomma. Sì. Questo sicuramente è un po' il concetto che è di destinazione, questo in sostanza. Sì, sì, sì. No, adesso stavo leggendo, non so perché Silvia, Luca parli di Ragusa, per sì. Capire se era... Per una domanda, un'affermazione. Per una critica oppure... Allora, no, era per fare un esempio. Invece Veronica dice, volevo capire, Veronica dice, potrebbe guardare a quello che abbiamo sul territorio, la no, peculiarità. Certo, ma è quello. Cioè, io dico sempre, lo dico in una parola, il DNA, no? Il DNA che esprime... Ah, sì, sì, sì. Sì, in realtà sono avanti, quindi rispondendo a Silvia, ma hanno vissuto sull'onda di una serie di, no, come dire, cioè Montalbano li ha rivoltati, che comunque è stata una scelta esterna. Ma anche lì ho detto, ma che cosa ha lasciato in termini di produzione, in termini della capacità di ragazzi che possono lavorare, no, nel settore della produzione, videomaker, nulla. Cioè, allora non ha senso più questa economia qui. Non ha senso perché sarà in piedi fino a quando la casa produttrice deciderà di fare le puntate lì, fino a quando le produrranno in televisione, dopodiché svanirà. E sul territorio cosa ha lasciato? Nulla. È come l'Ilva, cioè ti porta ricchezza e poi dopo un po' ti accorgi che quella cosa lì ti lascia più costi di quanto, no? Ti ha fatto dimenticare della memoria. Infatti ha ragione Veronica dicendo, cioè, che ci stiamo dimenticando della memoria storica perché stiamo inseguendo un modello turistico che spesso nulla a che vedere col territorio e che prima o poi non si potrà più rifornire. Se domani tutti quando dico, avete visto, ho mancato il lievito, no? Non si trova più il lievito. Sì. Chi è andato avanti a fare le pizze? Chi faceva il lievito madre, ma da sempre? Perché per fare il lievito madre ci vogliono 30 giorni. No? Allora, cioè, nel momento in cui tutti utilizzano il mare, immaginate la risorsa mare non potrà più essere fruita perché tutti utilizzando il mare lo inquiniamo e non possiamo fare il bagno perché... Che cosa facciamo? Cioè, ci dobbiamo preoccupare che abbiamo fatto 30 anni di mare e dietro ci siamo dimenticati di recuperare la memoria storica, il DNA della destinazione. Qui il mare sicuramente è importante, ma andando dietro a quel modello lì ci siamo dimenticati di tutto il resto. La fiera di Sant'Agostino. Cioè. Sì, la fiera di Sant'Agostino che è un evento storico proprio di Senigallia, una sì, fiera certo. Che ha origini antichissime
e che ecco, ha perso un po' questo valore storico, sì, certo. Invece è veramente un centro di scambi importantissimo, come no. Commerciale. Insomma. Commercio, certo. Infatti, come dicevamo l'altra volta, era cioè usare appunto la destinazione per riavvicinare le persone, perché appunto è anche trovare nuovi partner per generare nuovi eventi, perché purtroppo altri salteranno. Certo. Purtroppo altri verranno meno e quindi comunque emozionare. Sì, o ripensare il mondo dell'evento. Umano. Certo. E nuovi eventi, nuovi partner, perché appunto, cioè, lo so perché vedendo i territori limitrofi, insomma, di Senigallia, già diversi eventi della stagione, una metà del calendario sta saltando, sì. Quindi comunque questo è quanto, purtroppo. Guardate, si hanno fatto saltare Wimbledon, ragazzi. Sì, purtroppo noi quest'anno, in effetti, questa cosa anche a livello di eventi, ci erano pochi eventi. Dice Silvia che si voleva spiegare. Silvia, grazie, interviene, è sempre molto attiva, partecipa ai webinar, interviene e la ringrazio molto. Oggi più di 50 partecipanti, quindi è un po' difficile far intervenire. Diciamo un po' quello che avevo promesso, no? Che andavamo più a un tavolo operativo e come ho premesso prima ci siamo un attimo invece fatto un altro step, che era quello di raccogliere le adesioni anche eventualmente dei comuni, delle associazioni che oggi vedo stanno partecipando, e poi anche di altri operatori che non avevano saputo. Quindi io direi l'idea è questa, anche insomma condivisa con tutti voi, quindi l'abbiamo condivisa insieme, adesso la restituisco un po' ai partecipanti, che è quella di fare una sorta di gruppo privato, non chiuso, cioè privato vuol dire che chi ricontatterò, chi è interessato a pensare a parlare di destinazione, quindi sicuramente una percorso che richiede tempo e costruzione, impegno, anche capire un investimento, come dal punto di vista economico si trovano le risorse per poter fare questo, per parlare di destinazione, quindi come il pubblico e il privato può intervenire per riuscire a investire proprio sulla destinazione. Quindi la creazione, no, del prodotto, la strategia, il prodotto, anche poi la commercializzazione, quindi tutto quello che c'è dietro, certo, come marketing e comunicazione. Serve un investimento su questo, no? Non ci possiamo nascondere e dire che si può fare senza risorse economiche. Sì, ma il problema è che dopo un investimento di questo tipo ti può portare introiti diversi, quindi il problema non è quanto spendi, ma quanto non stai guadagnando a non spendere. Sì, esatto, e poi come dici tu, la ricaduta che non è per il territorio, non ci dobbiamo limitare a dire portiamo più turisti, che non è neanche questo, no? È un discorso molto più importante di territorio. Quindi sicuramente richiede impegno da parte di tutti gli operatori, certo, di molti operatori insomma che vogliono intanto partire e di pubblico e privato insieme. Quindi certo, l'idea è quella che stanno dicendo un po' tutti i partecipanti, che vi ricontatterò, che a piacere facciamo un gruppo di lavoro che è insomma privato però non chiuso, quindi i prossimi appuntamenti magari in una mailing list in cui si contattano le persone che fanno parte di questo gruppo, poi logicamente diffondere se ci sono altri operatori o altri soggetti insomma interessati del territorio che vogliono partecipare, quindi anche chi è oggi presente può farsi portavoce di questa cosa. Io contatterò gli operatori, quindi iniziamo a costituire questo gruppo, capire anche dal punto di vista economico come reperire risorse, come fare. D'altronde c'è un work in progress, nel senso che navighiamo un po' a vista adesso per la prossima stagione, quindi il costituirsi del gruppo permetterà anche di avere degli spunti, una condivisione per la stagione che sta arrivando, ma siamo un po' in balia degli eventi, quindi dobbiamo navigare a vista, quindi questo gruppo potrà servire anche per spunti, confronti, consigli, insomma su quello che si può fare a breve, però la cosa più importante invece è costituire un progetto a lungo termine, che è quello che poi ci mette a riparo, comunque ci aiuta anche in altre eventuali crisi che possono comunque accadere, no? Certo. Abbiamo avuto la mucillagine piuttosto che appunto, il terremoto, perciò dico, a quel cioè punto abbiamo che avuto fai? Gli eventi purtroppo, quindi capire che quando c'è si lavora insieme, si è uniti, si comunica insieme, si decide anche che strategia adottare, quando c'è già un gruppo che lavora su questo si ottengono poi facilmente, si riesce un attimo a reinvertire la rotta, a darsi da fare insomma anche con l'unione di questa diciamo rete. Certo.
Bene, io direi che insomma questo è il mio messaggio per tutti i partecipanti. Se non so se ci sono altre domande, un po' abbiamo letto le cose, quindi saranno disponibili. Beh, gli spunti magari, infatti, sono interessanti. Io ho visto degli spunti interessanti da magari fatene tesoro rispetto a visto i valori, no? Cioè, sono degli spunti interessanti che magari possiamo riproporre nei prossimi lavori. Abbiamo avuto anche qualche insegnante della scuola Alberghiero Panzini di Senigallia, anche questo è molto importante, no? Perché certo, crea professionalità, poi dobbiamo certo creare lavoro sul territorio, no? Impiegare comunque persone, quindi sicuramente certo c'è anche molto, è anche molto importante secondo me il ruolo di una scuola alberghiera. Come no? Penso che abbia appena scritto, no? Certo. Che ha scritto nei commenti sì adesso. Sì, Lucia la saluto, è un insegnante, e anche Melissa Renzi partecipava, sono due insegnanti, insomma, quindi che sono sicuramente due figure importanti in questo gruppo. Sì, ci dicono che è interessante, Silvia Paglialunga, grazie. Va bene, adesso il passo successivo è un po' fare questo. Poi chi invece ha esigenze particolari, nel senso più legate alla propria struttura, quindi trovare anche delle soluzioni a breve termine man mano che le cose cambiano. Mi viene in mente chi l'altra volta ci ha scritto che ha un turismo prettamente straniero e che quindi già si prepara ad avere una difficoltà in più degli altri, no? Già tutti saremo in difficoltà, però chi è un turista straniero prettamente sarà ancora di più, quel tipo di cliente non ci sarà. E quindi insomma abbiamo detto chi vuole poi del consiglio, delle consulenza privata, insomma abbiamo possibilità eventualmente di riuscire a dargliela, questo sì. Nel contesto di gruppo invece lavorare nel gruppo è più per parlare di destinazione tutti insieme, più della singola realtà che comunque supportiamo, no? Luca abbiamo detto anche che siamo certo per questo. Come no? Ecco, Veronica, che credo sia Veronica, lavori nel comune di Senigallia, quindi anche lei ha detto è giusto la partecipazione della scuola. Sì, ecco, sono questi attori fondamentali per cui non possiamo prescindere sul territorio da queste come no, certo, realtà. Ok, non so se avete altro da aggiungere. No, io se per chiudere, guarda, chiudere per quanto mi riguarda, il discorso di avevamo in mente questo progetto prima che succedesse tutto questo. Quindi è un progetto che nasce proprio da un'esigenza che sentivamo, che probabilmente che con Hotel Vincenti avevamo anche percepito che dovevamo dirigersi verso questa cosa. Oggi ci siamo trovati in mezzo a questa situazione, secondo me è stata un'opportunità ulteriore, perché è fondamentale, a mio avviso, avere una collaborazione, avere una squadra in queste situazioni. Quindi ecco, lo trovo un pochino, voglio dire che nel male ci siamo trovati in questa condizione che possiamo assolutamente sfruttare e trarne il meglio possibile, ecco. Quindi certo, per me è un modo di dire quasi fondamentale oggi una condizione del genere. Benissimo, vi lascio soltanto un attimo con il prossimo appuntamento, scusate che sarà oltre insomma un webinar rivolto a tutti gli operatori dell'ospitalità, che sarà venerdì 8 aprile e riguarda appunto gli obiettivi. Ci sarà una coach, Marica Mancini, che ci darà un aiuto da questo punto di vista, e quindi per tutti gli imprenditori è molto interessante. E, va bene, ringrazio ancora Luca Caputo, che oggi è stato di nuovo con noi e che ci accompagnerà in questo percorso, e quindi inizieremo a contattare privatamente appunto tutti i partecipanti per iniziare un'attività. E grazie, ringrazio, a voi. Grazie, a tutti. Grazie Luca, grazie a Riccardo Del Bianco e a Alberto Simoncini, che fanno parte con Social Hotel, anche loro del progetto Hotel Vincenti. Vi ringrazio ancora tutti i partecipanti che siete stati con noi fino adesso, e vedo che state ringraziando, quindi ci fa molto piacere che sia stato utile. A presto, un saluto. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.